Malesia che ci ha fatto vivere momenti entusiasmanti con la lotta tra Ricciardo e Verstappen, con purtroppo il ritiro di Hamilton quando solitario stava portando a termine la sua cavalcata, a un ritorno di Rosberg che dopo lo speronamento ricevuto da Vettel, che peraltro è stato penalizzato, ha fatto una grande rimonta fino ad arrivare terzo, nonostante una penalità di 10 secondi, che secondo me è eccessiva, perché se vogliamo vedere un po' di spettacolo è giusto lasciarli correre, e quello che è successo tra Rosberg e Raikkonen io lo ritengo un incidente di gara. Detto ciò, grande vittoria Red Bull con Ricciardo e Verstappen, che hanno lottato tra di loro, ma poi è arrivato un segnale dai box dicendo che potevano bere tutti e due. Questo voleva dire che erano congelate le posizioni, a mio parere. Quindi abbiamo visto una Red Bull che ha consolidato il secondo posto nella classifica costruttori, e una Ferrari che si è dovuta accontentare di un quarto posto di Raikkonen, che la dice lunga quando ha detto: ce la sto mettendo tutta.